con coach Bernardi alla fine della prima amichevole del campionato contro Forlimpopoli. Max, le tue prime impressioni su questa squadra? Sono buone, hanno confermato i ragazzi il lavoro che stiamo facendo in allenamento, e abbiamo fatto vedere delle buone cose come intensità difensiva e anche in attacco abbiamo fatto dei buoni contropiedi, una buona organizzazione con delle buone soluzioni dentro i nostri schemi e quindi bene, giocavamo contro una squadra di una categoria superiore, che è una squadra molto fisica con molta intensità, quindi c'era ancora più difficoltà. Poi ci mancavano due ragazzi come Daniel James e Dario Rossi, sono due ragazzi importanti per noi, tutti e due nello stesso ruolo del 4. E Jack Benzi e Tommy Lombardi hanno fatto il loro dovere, sono stati molto bravi, ma insomma, sono contento di come la squadra si è mossa in campo, ho cercato di non spremere fra virgolette i vecchi, Pesarese ancora un po' indietro nella sua condizione, quindi serve ancora lavoro, però mi sembra che ci siamo nella strada giusta. Nota positiva, Pesaresi torna in campo dopo il brutto infortunio. Quali sono le sensazioni anche che ti sta dando durante gli allenamenti? E un Francesco Guaia che ha dimostrato di, oltre giganteggiare in area, anche di sapere allargare il campo con un buon tiro da fuori. Beh, per quanto riguarda Francesco, lo sapevo, l'avevo già allenato, che ha mani molto educate, tiro anche da fuori, anche da tre punti. Deve un po' abituarsi al nostro ritmo, che se noi siamo una squadra giovanile, abbiamo questi tre grandi e poi sono tutti 2005, 2004 e 2003. Quindi deve abituarsi a questi ritmi anche in difesa. Per quanto riguarda Pesa, ancora ti dicevo, non è ancora in condizione, servirà almeno, credo, almeno un altro mese di buon lavoro, perché insomma, ci può aiutare molto con il suo talento e la sua classe. Perfetto, grazie Max, buon weekend. Grazie a voi, ciao.